E allora si parte, questa è Zenit Prato Forlì. La ripropone per il Forlì, c'è il tocco largo, attenzione alla formazione forlivese, il tocco sul secondo palo, l'azione è ancora viva, la conclusione ed è calcio di rigore, il fallo di mano da parte di Rosi che viene anche ammonito. Calcio di rigore per il Forlì, esattamente al settimo minuto, la conclusione ravvicinata di Merlonghi, Rosi con il braccio. Macri contro Matteo Brunelli. 3, 2, 1, il tiro, la rete con Macri che porta in vantaggio la formazione del Forlì su calcio di rigore. Ha spiazzato il portiere ed ha quindi portato avanti la sua squadra. E allora parte Falteri verso la porta, palla alta. Minarini, attenzione perché c'è il Forlì che ha un'altra grande occasione. Farinelli va vicinissimo al raddoppio, di innestare Falteri dall'altra parte. C'è il colpo di testa in anticipo da parte di Saporetti e Falteri ha provato. Il Falteri rientra, poi va da Quassi, attenzione, Quassi, ancora Quassi, prova la battuta ed è la traversa, incredibile, che bolide! Vizzi parte, il tiro, la barriera devia, attacco vivo, Toci la rimette, poi il portiere smanaccia, attacco ancora vivo, Gemignani, palla alta, Graziani che prova ad andare e tocco dentro, Merlonghi spalla alla porta, si gira, conclusione che esce al lato di poco. E con Macri, attenzione, il tocco dentro, Campagna la rimette e Brunelli fa un miracolo sul tocco di Cela. La battuta arcuata, area di rigore, attenzione, colpo di testa, la rete, ha segnato Campagna. Per la maglia numero 29, la rete di Campagna al minuto 42. Il raddoppio quindi. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Zenit Prato Forlì. Poi Falteri, passa Falteri, la palla al limite dell'area per questa conclusione da parte di Toci. Macri prova ad andare, attenzione il cross, arriva Lilli che spara alto, la battuta profonda, attenzione con il portiere che la perde, allora Mertiri, Falteri, la parata del portiere, poi attenzione Cela, la ribattuta, ancora l'attacco vivo, attenzione sempre Cela, occasione quindi per quanto riguarda la Zenit Prato. Gioca allora Rosi, attenzione Quassi cerca lo spazio, il tiro di Quassi, la palla fuori, ci ha provato Thomas, Zac, Quassi, Farinelli, attenzione a Farinelli, area di rigore, Farinelli, tocco dentro, Okidombo per la rete del 3-0 che chiude i conti. Okidombo per la rete del 3-0, cala il sipario qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Caricare però ancora Quassi che va da Falteri, conclusione, la palla fuori, deviazione. Falteri cerca lo spazio per il tiro, lo effettua, palla fuori ed è l'ultima occasione della partita che termina qua, vince il Forlì per 3-0 nel primo tempo, il calcio di rigore di Macri al 42esimo, il raddoppio di Campagna al 90esimo, la terza rete di Okidombo per chiudere questo confronto. È tutto qua dal Piero Torrini di Sesto Fiorentino, la Zenit Prato perde per 3-0 con il Forlì, tornerà nuovamente in campo sabato prossimo in anticipo alle 20:30, questa volta al Piero Torrini di Sesto Fiorentino arriverà invece il Tau Alto Parco.